proseguo il mio percorso, qui mi trovo nella diramazione di due sentieri, uno che va sopra e l'altro va sotto qua al centro della selva. Sono l'8 e 15 giorni, 5 novembre 2020, nello spazio di una settimana qua le foglie si sono ingiallite e è subentrato l'autunno da un bel pezzo. È bella, la natura è bellissima. Adesso io faccio un percorso. Questi sono i vidi ineri, questo è l'olmo e questa è la quercia. Sono i vidi inediti. Questo anche se è un sentiero sempre. Questo è stato, c'è stata la manutenzione, è stato ripristinato. Qui noi abbiamo disboscato, però sono cresciuti, vedete, tutti i piccoli piantini. A proposito, questo dovrebbe essere rivoltabile, pensiamo, guarda che fungo, bellissimo. Noi chiamiamo rivoltabile, non vado via, non ci sono mai andato. Proseguo di qua e qui abbiamo, lo scappo un attimo, qui al centro della selva, il terreno è molto fertile ed umido e gli alberi, a differenza di questi che costeggiano qui sopra, sono molto più prosperosi. Qui c'è, si evidenzia la presenza di un osso idraulico. Vedete, questo è un tubo, questo è stato ripristinato e messo in opera, questo qua circa 30 anni fa, vero, che si evidenzia la staccionata. Ecco la staccionata, questo è ancora efficiente, efficiente. Il passamano, un bellissimo percorso. E però è venuto qualcuno e si è preso la briga di rompere, di spaccare, perché c'è sempre qualche incivile. Proseguiamo qua e qui ci sono alberi molto molto, questi saranno buona 40 metri di altezza. Vedi, qua è un percorso, poi lo facciamo a piedi, questo è un altro percorso e poi vi conduco alla Grotta Cannone. Va bene, adesso so cosa faccio. Vabbè, la Grotta Cannone possiamo andare. Oh, ci vogliamo andare subito. Andiamo subito alla Grotta Cannone. No, io preferisco andare qui sotto. Andiamo di qui. Prosegue qua l'ultra famosa selva dei prati. C'è pace, c'è tranquillità e qui si evidenzia la grandezza, guarda. Ma qua da quando abbiamo bonificato qua c'erano le ceppaie, c'erano molti alberi, no? Quindi ogni ceppaia abbiamo tolto gli alberi in accesso e lasciato quelli più piccoli. Ah, guarda che maestoso calpone nero, questo è ultracentenario. Lo stesso è qua l'olmo. Andiamo di qua, infogliamo, si vede che è l'autunno. E proseguo di qua. Guardate questa parte.